È Seal to Silver, Seal to Silver, coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta. Come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Sion True Silver e anche oggi vi porto un nuovo video di Dark Souls Remastered, appunto il capostipite della serie di Dark Souls nella veste grafica della Remastered, che è stato regalato al mio canale da Omar Prazzoli, che è un canale di gaming qua su YouTube e un canale di videomaking da CGM Cinema, che ringrazio appunto per la donazione. Allora, cosa faremo oggi? Nello scorso episodio, come ben sapete, abbiamo visto l'evolversi di diverse quest, ma soprattutto abbiamo sconfitto il drago famelico e abbiamo ottenuto la chiave della città infame. Vi ho mostrato come aprire la chiave dei due portoni, però vi ho anche ricordato che noi abbiamo la chiave praticamente universale, che abbiamo preso la creazione del personaggio, che l'avete solo con il ladro se la cominciate, o se no la prendete come oggetto, come ho fatto per il nostro personaggio sempre ispirato al cavaliere. Quindi adesso tornate al santuario delle gambe del fuoco. Se noi andiamo qua, troveremo Petrus che è tornato. Oh, you again? Me? I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Allora, a questo punto la cosa buona da fare sarebbe, no? Where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy, deathly so. Lui praticamente non ci vende più i miracoli, avremmo dovuto... Ah, ecco, forse ce li vende ancora. Sometimes I lose myself. Pay me no mind. Ecco, acquista miracoli, costano tantissimo, ragazzi, come ben sapete, e ne ha tanti in vendita lui di miracoli, quindi dovremmo farci un mutuo per comprarli tutti. In questo caso, se avete già comprato i miracoli, vi consiglio di ammazzarlo, Petrus. Ammazzatelo subito, giunti a questo punto del gioco. Perché sarà... Se no poi lui ammazzerà Milady, da quel che ricordo. Infatti Petrus è un infamone. Adesso vediamo se riusciremo a ribeccarlo con le anime. Compriamo tutto, tanto vi ricordo che le catacombe si trovano per di qua. No? Non andiamo qui nell'acqua. E le catacombe si trovano in quella direzione, no, però evitiamo di andarci adesso perché non abbiamo un'arma adatta per le catacombe, serve un'arma benedetta per i non morti, quindi attualmente non è il caso di andarci. Poi abbiamo portato la nostra fiamma della piromanzia a più 6, dovrei portarla a più 10, anche lì c'è tutto un discorso per la città infame, perché poi si manifesta, se ricordo bene, a più 10 un NPC che è una delle figlie di Izalith. Sono tutti strascichi ricordi e siamo sempre una semi-blind run, se non avete mai seguito il mio gameplay. E ora scendiamo di qua. Sarà tornato Lothric e potremo parlarci. Oh, hello. I'm considering a change of location. I have a rather pressing matter to attend to up above. That keeper has served me well, but enough with her. Ok, lui ne ha avuto abbastanza, direi. Cosa significherà? Questa guardiana, ragazzi, se ricordo bene, lui è un assassino, è prossima alla morte, quindi non potremo più usare il falò che sta qua sopra. Voi potete ucciderlo adesso e ottenere il suo anello. Però c'è da dire che, come si chiama, non è il caso di farlo fuori ora, perché voglio portare avanti la sua quest ad Anorlondo. Quindi anche qui sono disposto a far morire questa guardiana. Ora scendiamo. E passiamo di qua.
si torna a Petit Londo. Ecco qua. Usciamo di qui. E scendiamo. Allora, non è di qua. Dobbiamo vedere se era di qui. Il passaggio. Ecco qua. Passiamo di qui. Allora, questa chiave, questa porta aprite qua, chiave universale, e arrivate alla Valle dei Dragoni, che poi è uno shortcut, cioè uno shortcut, ci fa tagliare una parte di Città Infame, tutto questo. Non so quanto possa essere un bene. Qui troverete tre gigantazzi che sono unici da quello che ricordo, effettivamente non ci sono più. Ecco qua, no, ci sono ancora. Ci sono ancora, cioè, ero convinto che affrontavamo una volta e stop. Vediamo la nuova fiamma della piromanzia potenziata. Ok, ci danno anche il bene. Non è semplice prenderli alle spalle. Vedete, quando muoiono così, con queste esplosioni, di solito sono unici. Ma non è questo il loro caso. Ecco, lì c'è l'altro. Vediamo di pullarlo. La fiamma della piromanzia non è così. Ok, backstep. Questa è una buona cosa. Forse avrei dovuto essere più livellato per questa zona, non lo so, per la Città Infame, ma fatto sta che ho usato, ecco il terzo, ho usato le anime per potenziare la fiamma della piromanzia e comprare altre cose, quindi. I colpi sono stati molto avidi. Ecco backstep, perfetto. Terminiamo con un colpo a due mani. Quindi questi ragazzi respawnano, che ci donano anche gli escrementi, te che a fare. Respawnano. Ed eccoci la Città Infame. Allora, qua troveremo la chiave di Petit Londo che ho raccolto alla fine dello scorso video. E qua comincia la nostra infame discesa nella Città Infame. Stiamo molto attenti, questo posto è pieno di buchi, creature, quel vermone lì schifoso, che qui sotto c'è un'altra bestia grama che non so se possiamo abbattere con l'arco. Non penso ci basteranno le frecce, avrei dovuto fare scorta. Con la fiamma della piromanzia non lo possiamo puntare, quindi. Vabbè. Cosa sono ste schifezze? Ste schifezze. Allora, ancora non lo possiamo puntare il vermone. Qua abbiamo saltato una parte di Città Infame notevole, eh? Qui possiamo buttarci giù. Poi capite che qua ha ripreso dall'abisso di Demon Souls questa parte di gioco. Queste infami. Partiamo bene, perché dobbiamo capire bene dove buttarci. È molto importante. Tossicità subita.
Mannaggia, questi sono i pigmei che ci lanciano la tossicità. Queste brutte bestie qua. Ma ci hanno dato anche il muschio per curarci, quindi... beviamo. E andiamo in equipaggiamento e ci mettiamo il muschio contro la tossicità. Muschio fiorito. Pigmei neri maledetti, che sono questi, vedete che vi danno la tossicità colpendovi due volte, manco tanto, per dire. Cerchiamo di mantenerci abbastanza overial per quanto ove sia possibile. Lì sotto ci sono dei cani. Dobbiamo scendere e farli alla vecchia maniera. Cercando di non morire, ci proviamo. Prendiamo questo. E pigliamo questo. Soffiano fuoco, buono a sapersi. Anima della guardiana del fuoco. Con questa anima possiamo portare la nostra fiaschetta a più 2. Per curarci di più. Allora, adesso fatemi tornare un attimo indietro, perché vi è qualcosa che non abbiamo visto. E quindi torniamo su. Ci evitiamo una parte di platforming abbastanza schifosa. In questa parte, però prima ho corso per andare a farmi pigmei, perché, o così come li chiamate voi, non lo so. Ecco, là ce n'è un altro di pigmeo maledetto. Ragazzi, ve lo lascio nel video, è stato qualcosa di fantastico il fatto che abbia corso, poi boom, è finito giù in qualche modo da solo. È stata una cosa fantastica. Morto nelle texture. Morto, non ho visto le sue anime, però diciamo che è morto. Ecco lì, cascato nelle texture, chissà per quanto è precipitato. Pigmeo infame. Per te solo il rame. Questo è un gigantesco marchingegno che vedete di là, ha delle pale dove dovremo salire per poi scendere. Lo so che ha un controsenso in termini, però... Ok, andiamo su di qua. E torniamo indietro. Allora ragazzi, guardate qua sotto di noi, c'è una specie di radice, un punto millimetrico in cui farci cadere, ecco qui, e poi c'è una radice da percorrere qua. Chi lo giocò all'epoca su PS3, DS1, sperimentò i frame rate della città infame. Questa è una cosa che vi devo dire, che era veramente infame. Ok, qui possiamo salire. Ma dai.
che era veramente infame, come vi dicevo, come frame rate, perché bene o male non morivate e non capivate perché, perché il gioco rallentava e non si capiva come mai si moriva. Era una cosa fantastica per chi l'ha giocato come me all'epoca appena uscito. Guardiamo sempre attorno alla vista di scale, qualsiasi cosa che possa fungere da tale, eh. Quindi per il momento stiamo proprio esplorando la città infame alla bene meglio. Qua sotto c'è un passaggio, però un passaggio che buttarci è rischioso. Da qui forse è meno rischioso buttarci. Qua cosa abbiamo? Maschera del sigillatore, veste cremesi, grembiale cremesi e catalizzatore. Qua poteva essere un mimic. Stregoneria, rimedi, otteniamo una stregoneria. Ma credo che adesso dobbiamo tornare indietro. Quindi abbiamo trovato anche un set. Allora, signori, se prendiamo la strada di qua, si scivola giù e si muore. Non chiedetemi perché, non sono mai riuscito a passare senza morire. E me ne sono appena ricordato. Ci ho provato comunque, il risultato è stato disastroso e ho dovuto rifarmi la strada, praticamente. Quindi, adesso saliamo di qui. Dobbiamo trovare un'altra strada che ci permetta di non fare questa di strada. Qua, ok, è chiuso, perfetto. È alto qui per buttarci, eh. Però è l'unica opzione che abbiamo. O forse non proprio, perché comunque ci deve essere un altro modo per passare. È assurdo, perché tornare indietro da quel punto lì si muore, sono anime perse assicurate, c'è poco da fare. Però è anche assurdo dover fare una caduta di questi livelli. Proviamo qua. Siamo riusciti a tornare indietro. Sono morti, perfetto. Saliamo. Abbiamo evitato i cani che sputano fuoco. Qui, una volta che muoiono i pigmei, quelli neri, appunto, come li possiamo chiamare, muoiono una volta per sempre, non tornano in vita, e per fortuna oserei dire. Quindi questa zona della città infame l'abbiamo fatta, sempre peggio qua, questo luogo spaventoso veramente, gente. Proviamo a scendere, proviamo un altro di quei mostri. Quindi sapete che bisogna suonare due campane. Una è molto in alto e si parlava della chiesa dei Gargoyle. Ok, ritorniamo indietro, quindi non è nostro interesse andare. L'altra è proprio nei sotterranei, nei meandri della terra. E quindi da lì la città infame. Allora, qua sotto c'è un passaggio, come vedete. Proviamo a scendere di qua. Ha una logica la città infame come l'hanno costruita, eh? Ecco, c'è quella discesa di lì, come vedete. Noi proseguiamo da questo lato. No, non si prosegue da questo lato. Qui vi è questo marchingegno con le pale. Ok, penso sia arrivato il momento di
provare l'ebbrezza, proviamo a salire per vedere cosa c'è qua sopra. Niente. Ebbrezza di scendere. Però il marchingegno, ecco lì, avete visto che passano. Proviamo, la valla spacca, ottimo. Guardate quanto stiamo scendendo. Proviamo a scendere qui, anche perché mi sa che poi ci faceva precipitare. Giunti a una cella, di qua si risale e qua c'è una scala. Siamo molto in basso, veramente tanto in basso. Qui abbiamo una di quelle creature. Ragazzi, qui è impossibile non venire avvelenati, ma abbiamo le cure per il veleno, non è un problema. Muschio, e ci curiamo del veleno. Ma di là si andava nel grande vuoto, se ricordo bene, e qui dobbiamo cercare. Incredibile che non ci siamo, non siamo più umani, quindi non verremo neanche invasi dagli NPC. Che vi si trova qua. Ok, nuovamente avvelenamenti. Là ci sono due nemici molto grandi e molto forti. E qua apparirà la figlia del caos quando avrete la fiamma più 15. Che il veleno ci fa veramente pochi danni, però là c'è un item, come vedete, però i nemici sono forti, quei due lì. Dobbiamo cercare di capire se c'è una tenente grande, se vi è un falò da queste parti. Allora, gente, per quello che ricordo io, c'era da qualche parte un falò. Andiamo verso, ovviamente è impossibile non venire avvelenati, andiamo verso questa zona, dove mi pare che potevamo trovarlo, sto benedetto falò. Allora, si scendeva di qua, ecco, noi siamo scesi da un, siamo lasciati cadere là da quel punto. E adesso passiamo qua dietro. In questa zona mi pare che un falò c'era. Dobbiamo solamente trovarlo, gente. Ecco, forse qui dentro. Sì. Perfetto. Allora, abbiamo metà delle nostre fiaschette. Riposiamo. Per avanzare di livello ci servono queste anime. Quante ne abbiamo? Una di queste, vediamo se è sufficiente. No, non è sufficiente, ma l'altra vorrei tenerla. Quindi non riveliamo ancora. Qua vi era un forziere, eccolo qua, che conteneva, se ne ricordo bene, una scaglia di drago. Eccola qui, esatto. Che penso serva per potenziare le armi dei draghi, quelle, le code tagliate praticamente. Se ricordo bene, poi dovremo vedere un attimo com'è il tutto, appunto. Adesso usciamo fuori e torniamo nella palude. Prima di fare questo, però, mi sono ricordato una cosa, ragazzi, torniamo umani. Patto, no. Innanzitutto andiamo su guerriero del, apparteniamo già al patto di guerrieri del sole, perfetto. Torna umano. Ok.
usiamo un'umanità per tornare umani e ravviviamo la fiamma per fare in modo di avere 10 fiaschette. Qua ragazzi, acido infame ci servono. Allora, abbiamo usato forse tante umanità? Sì, ne abbiamo usate ben 2, però ne varrà la pena. Adesso vedrete perché le ho usate. Innanzitutto andiamo a gestirci il boss della zona. Ecco qui, veniamo invasi dallo spirito oscuro, il cannibale Mildred. Eccola là. Allora, per le piromanzie pare essere... Vediamo le spadate come reagisce. Reagisce molto male. Ok, otteniamo delle umanità, non poche, come avete visto, tra umanità e la sua mannaia come arma. Quindi abbiamo ottenuto un'umanità. Perfetto, come vedete abbiamo un bel po' di anime sul groppone adesso. Noi facciamo il giro più esterno possibile per avanzare. Ben 12 fiaschette abbiamo, forse ne abbiamo recuperate altre grazie all'uccisione di Mildred. Quindi tutto ciò è fantastico. Siamo bloccati con questo cadavere addosso. Allora, là ci sono quei nemici di prima che ci tirano le pietre. Noi passeremo da questo lato, ok? Allora, curiamoci dal veleno che può essere molto deleterio. Beviamo una Estus. Mi ha mancato, ragazzi, mi ha mancato. Non chiedetemi come ha fatto a mancarmi, ma mi ha mancato. E lo finiamo così. Allora, abbiamo subito dei brutti danni, andiamo a curarci, lasciamo perdere queste maledette mosche, chiamiamole come vogliamo, vespone, ed entriamo nel dominio di Queag, la nostra boss fight. Quindi ci siamo salvati un pochino. Qua siamo in modalità umana, quindi dovremmo vedere il simbolo di evocazione di... Attenzione. Ecco lì. Mildred, la cannibale, ci ha appena invaso. E ora è disponibile dopo averla sconfitta come spirito oscuro per la nostra boss fight. Quindi... Ok, convocato. Adesso ci mettiamo, giusto per la nostra resina, potrebbe non servire a nulla, ma noi la mettiamo lo stesso. Attraversa, vai. Affiamo la nostra spada ed ecco qui, Queag, la strega del caos. Cominciamo subito ad attaccarla. Allontaniamoci, ripoppiamo energia. Ok, quando fa così stiamole sotto, non ci può colpire in nessun modo. Mildred, mi raccomando, lo trovate sul primo attacco. Il secondo non vi può colpire, il terzo non l'ha fatto, ma in teoria va dritto. Attenzione, qua esplode, Ecco qua, fa quell'attacco. Continuiamo a colpirla.
Raddoppiamo energia, un colpetto. Ok, spara dal popò, diciamo dal popò. Peccato, ha quasi no damage, ragazzi. Un colpo, andato. E salutiamo la nostra Quella che sta dando il caos. Anima di Quella, Mildred, grazie per averci aiutato. Due umanità gemelle. E adesso qua, ragazzi, mo ci divertiamo. Allora, se mi ricordo bene, qua vi era un punto dove voi vi potete rintanare, tipo là, eccolo lì, tipo voi vi rintanate qua, se ricordo bene, no, c'è proprio un punto dove voi potete entrare e sparare gli incantesimi, tipo se siete un mago, così, col bastone, vi sparate gli incantesimi e la menate così. C'è un... adesso non mi ricordo bene dov'è, stiamo perdendo molto tempo per trovare sto posto qua. Allora, guardiamo bene l'arena. Lei è scesa di là. Perfetto. Allora, è quello là il posto, forse? Potrebbe essere. Comunque, ragazzi, non... era una mia memoria del passato, ma evitiamo. Passiamo di qua, lei è scesa di qui. E guardate cosa troviamo adesso. In tranquillità, guardiamoci sempre attorno. La seconda campana, una campana in cielo e una sottoterra. Ecco qui. Ok gente, otteniamo un osso del ritorno e quei giganti ci hanno aperto la strada per la fortezza di Sen. Quindi potremo entrare all'interno di quel luogo e proseguire nella nostra ricerca. Allora, questo sarà un ascensore che si attiva più avanti. Qua, se ricordo bene, c'è una parete illusoria. Esatto. Ed ecco qua. Allora. Dear, what have we here? Are you a new servant? Sì, siamo un nuovo servitore. But you have no eggs. No matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Lui si sposterà. Vai a parlare con la nostra regina, ha detto. Come vedete dietro vi è un falò. Ed eccola qui la sua regina. Quelana, sorella di Quelag, completamente cieca e muta. Ecco qui. Se provate a parlare con lei, è muta, non ci può rispondere. Possiamo comunque stringere il patto. Ci dona la piromanzia palla di fuoco del caos migliorato, patto stabilito. E adesso per andare avanti nel suo patto dobbiamo offrire dell'umanità. Dunque ne abbiamo già 11, quindi se gliene offriamo 10, offri umanità, gliene offriamo 10, dovremmo fare il primo step del patto. Posizioni guadagnate e adesso dobbiamo offrirgliene altre 20 per un totale di 30 umanità. Quindi allora, uso oggetto, queste ci daranno bene 9 umanità
e adesso dobbiamo arrivare a 20 umanità, quindi ne useremo 11. Ecco, in questo modo, ragazzi, faremo tutto il patto del caos, no? Ecco qui. E lo portiamo al top del top, il patto. Al massimo. Piromanzia, tempesta del caos. Quindi abbiamo scelto di essere dei piromanti e questo è il risultato, praticamente. Allora, adesso riposiamo. Avanzamento di livello. Andiamo su di volontà, così abbiamo un secondo slot, vedete? E poi potremo andare su di vitalità, la destrezza 269, la forza 267. Andiamo su. E ci alza anche i danni con l'arco, sì. Decisamente, anche se in questi casi preferisco la vitalità per andare su ancora un po' di punti ferita. Allora, accetta, conferma modifiche, perfetto. Allora, siamo a 0 umanità, però, come avete visto, adesso abbiamo portato il patto al massimo. Ora, è inutile con potenza fiaschetta estro, sapete che abbiamo un'anima della guardiana del fuoco, vai, fiaschetta potenziata. Adesso usciamo fuori. Con lui abbiamo dei dialoghi. Lui ci può evolvere a fiamma della piromanzia, come vedete, anche Winger. Possiamo prendere il registro dei servitori della figlia del caos, una cosa per online non mi interessa proprio per nulla. Time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need. Perfetto. Adesso è tempo di mostrarvi cosa c'è di qua. Quindi usciamo fuori. E qua troverete un altro falò in cui non ravviviamo neanche la fiamma. Allora, di là vi è una nebbia, vedete, la vedete da qui. Là vi è un boss, scarica infinita, vedete il tentacolo vicino alla punta della mia claymore? Ci sono dei tentacoli, quello è scarica infinita. È un altro boss che una volta ucciso ci abbasserà il livello della lama. Della lava, scusate, ci permetterà di proseguire giù da quella strada lì per andare fino allo Starisalit. Ma per andare in quella direzione ci servirà anche avere strade aperte con il ricettacolo dei Lord. Quindi secondo me è ancora presto. Anche se scarica infinita potremmo affrontarlo, c'è da dire che è veramente molto molto forte, per quanto scarica infinita presenta un glitch che si tratta di colpire a sua mano. Attualmente non mi ritengo pronto per affrontare scarica infinita, lo si farà in un secondo momento, anche perché poi questo ascensore lo potremo muovere per muoverci tra le profondità e la parte superiore, quindi ci muoveremo in modo molto molto più rapido. Adesso torniamo indietro perché dalla città infame dobbiamo tornare su Petit Rond o nelle profondità, appunto. Abbiamo altri oggetti da prendere, quindi da non lasciare indietro, ovviamente. Quindi comincia la nostra strada per il grande ritorno. E gente, la vedo dura, eh? Quindi aspettate un attimo. Prima armonizziamo i nuovi incantesimi. Beh, possiamo andare fino al falò e dal falò armonizzare i nuovi incantesimi. Tanto ne abbiamo uno anche vicino a questa zona. Quindi abbiamo visto quella, abbiamo suonato la campana del ritorno della città infame e abbiamo aperto le strade per la fortezza di Sen. Obiettivo prima della fine del video sarebbe carino, visto ancora un bel po' di minuti a disposizione, tornare da Andre e potenziare la nostra claymore. Ragazzi, noi ci proviamo, non garantisco nulla, ma ci proviamo.
ti rendiamo pan per focaccia. Bene. Ragazzi, è stata animazione a vuoto proprio. Ok. Andiamo. Ci abbiamo addosso tutti e due. Uno è bloccato però. Uno si prende il backstep, ottimo. Sono molto forti questi, dobbiamo stare attenti a come... Sono anche facili da evitare ad una certa, però dobbiamo stare veramente attenti a come li gestiamo. Butta giù il tutto e noi ne approfittiamo per stargli alle spalle. Là ne abbiamo altri due, vedete? Quindi prendiamo la strada di qua e cerchiamo di andarli a gestire in una qualche maniera. Allora, ci curiamo dal veleno. Non abbiamo vespe che ci vengono addosso. Molto molto importante questa cosa. Eccoli là. Allora, cerchiamo di pullarne uno con l'arco. Okay. Sembra abbastanza convinto, sta arrivando. Tutto questo perché vi è un item lì dietro che non mi pare fosse proprio un randello gigante per una build forza, ma noi io cerco di raccogliere un po' tutto, come vedete. Oh, ci ha droppato un piccone anche come arma. Adesso passiamo di qua e cerchiamo di raggiungerlo. Ok, abbiamo evitato, aspettiamo che prenda un altro masso e backstep. Aspettiamo che si rialzi. Adesso lo fa rotolare. Cerchiamo di prenderlo bene. Mazza grande, sì, era il randello gigante. Ora ci spostiamo di qua. Là vedete la ruota gigante che ci riporta su Petit Londo. Quella dovrà essere la nostra destinazione finale. E vi ricordo, là potremo trovare la figlia del caos, che ci venderà altre piromanzie. Importante mi pare portare la nostra fiamma della piromanzia più 10. Innanzitutto spendiamo questo. Ho un'anima del cavaliere valoroso, ottimo. Allora, anche curarci in sé dal veleno è relativo, una certa, per i danni che il veleno stesso ci fa. Là c'è il nostro falò, quindi io direi di andarlo a prendere. E riposiamo. Adesso questo noi l'abbiamo evoluto come farò, l'abbiamo ravvivato, quindi ci dà 10 fiaschette ed è quello che ci importa. Armonizziamo la magia con o la tempesta del caos, che potrebbe essere un grande investimento, anche se poi la polvere del fuoco migliorato è ancora meglio. 4 utilizzi contro 20, ma quando la usiamo queste in realtà ci vanno giù le cariche. Quindi non è che sono 4 utilizzi contro 20 di per sé. Allora, prendiamo la tempesta del caos per questa prima fase, diciamo. Andiamo subito ad eliminare questo perché
ci darà fastidio dopo. Adesso vedete che qui c'è una palude ancora da esplorare, con altri item da trovare. Guardate quanta roba c'è ancora qua, che non intendo lasciare nella città infame, quindi le recuperiamo, ci proviamo a recuperarli tutti. Grande anima di cavaliere valoroso. Ok, stesi due. Siamo attualmente avvelenati, ragazzi, ma noi ce ne freghiamo, andiamo avanti. Non ci fermiamo per così poco. Allora, qua incominceremo a vedere questi vermoni. Vedete? Non tutti vanno combattuti. Grande anima di cavaliere valoroso. Dobbiamo cercare di capire quelli che vanno abbattuti per... come si chiama? Ecco qua, qui abbiamo un altro item. Piromanzia, e abbiamo anche il set del piromante. Attenzione, signori. Attenzione, come dice il mio amico Luca. Che vi ricordo sempre anche il suo canale di Luca Gennai, che è sempre tra i miei consigliati. Ok, abbiamo usato la nostra prima fiaschetta. Guardate come si muovono questi. Sono belli infami, eh? Niente da dire. Qui vi è un'altra salita per la città infame, là, qua, praticamente. Di là, gente, c'è qualcuno che mi insegue. Oh, fantastico, vespe. Cioè, fantastico è un eufemismo. Di là si va su per l'altra strada della città infame. Vedo già le vespe che mi stanno puntando con tanto amore. Venite, venite. Voi sempre qui state, eh? Bravo. Ok. Poi. Lì, vedete che qua dietro non abbiamo niente. Quindi evitiamo quel nemico, evitiamo quei due che non penso ci portino nulla di buono. Adesso facciamo una panoramica della zona. Già vedete che c'è un item. Ok, sono in tre, ma non c'è vediamo di pullarne uno alla volta, ma non credo ci portino nulla di buono. Uno da dietro, ne arrivano due. Andati. Avvelenato e non c'è nulla qua dietro. Molto spesso vedete che il gioco ci trolla in questo senso. Ok. Distendiamo con un colpo. Tutto c'è molto bene. Eh? È molto molto buono. Dato. E andato. E ci curiamo. Adesso... I tempi della piromanzia sono abbastanza lenti, mannaggia me. Qua dietro ce n'è uno, ma la telecamera ci ha fatto un brutto gioco, come succede spesso in Dark Souls, quindi... Ok, titanite grande ci serviva, ragazzi. Loro possono droppare i titaniti grandi, se ricordo bene, quindi... Vedete che quello ha droppato qualcosa, eh? Titanite verde grande, 5. Ricordate che servono per evolvere equipaggiamento da Andre, le titaniti verdi grandi, in armi benedette. Quindi potremmo anche pensare di cominciare a creare delle armi benedette. Tipo magari la Zweinander, quando la troveremo, creiamo benedetta. Qui troverete la server, che è una katana, che è anche chiamata così, una spada ricurva la server. E qua avanziamo.
indietro. Tocca qua, siamo rallentati. Allora mi mostro un'altra cosa, sempre qua in zona. Eccolo. Questa strada ci porterà al grande vuoto, sostanzialmente. Vedete, lì c'è un altro oggetto. E attualmente non la voglio fare senza... l'oggetto ce lo prendiamo, ragazzi. Scudo di assi, fantastico. Ok, ecco, mi ricordo che c'era un passaggio, vedete? Qui via. Non è un mimic? No. Cosa troviamo dentro? Umanità gemelle. Qua si va al grande vuoto, se ricordo bene. Sì, il grande vuoto. No? E bene o male ci porterà sottoterra nuovamente. Allora, non voglio affrontare questa impresa senza il teletrasporto. Il teletrasporto otterremo ad Anor Londo, quindi la nostra destinazione è Anor Londo. Ragazzi, stiamo ancora praticamente esplorando questa zona, come vedete. Perfetto. Torniamo indietro alla città infame. Lì sotto c'è un item che adesso mi premuro di andare a prendere. Verremo nuovamente avvelenati, quindi è impossibile non venire avvelenati nella città infame. Vediamo che item è questo. Titanite verde grande. Facciamo una guardia a un oggetto molto 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 interessante. Adesso qui noi possiamo salire in questa zona. Che ci porterà nell'altra salita della città infame. E qui sotto l'abbiamo già preso. Perfetto. Qua salendo dovrebbe esserci qualcosa di abbastanza interessante. Lavi è uno di quegli infami pigmei neri maledetti. Ecco, qui abbiamo la scala che ci porta su. Ok, ci ha dato la tossicità. Allora, curiamo. Eccola, questi sono i nemici unici, vi ricordate? Ci curiamo della tossicità. Attenzione che qua, attenzione, arriva un'altra di quelle. Beviamo. E qua dietro troveremo qualcosa di interessante. Il set del viandante, ragazzi, compreso di falcioni, e anche qui se sceglievate la classe viandante, il viandante arrivava fino qua e poi moriva. Oltretutto potremmo risalire ulteriormente da queste scale, no, qui ve n'è un'altra come vedete, però non è il mio obiettivo salire per di qua, ecco qui scendi, perché andiamo, torniamo nello scolo praticamente, nessuno vi vieta di esplorare la zona che sta per venire, ma torniamo nello scolo e noi dobbiamo tornare su da Petit Londo, perché è la strada migliore tornare da Petit Londo, come ben sapete. Poi vedete, la città infame fa tanto paura, ma una volta che la conoscete la gestite, non è che... Quindi torniamoci di qua.
torniamo al nostro falò, ripoppando tutto quello che è stato appunto il nostro, la nostra storia finora. Ecco, ci mettiamo vicino al falò che ci fa un po' di luce, così possiamo chiudere l'episodio in bellezza. Dunque ragazzi, questo sesto episodio di Dark Souls Remastered, che ricordo sempre è stato regalato al canale dal mio amico Marprazzoi, che vi lascio qua in descrizione, si conclude così. Spero che vi sia piaciuto la boss fight con Quelag, aver suonato la seconda campana, aver scoperto Quelana, il patto, aver maxato il patto, abbiamo ottenuto anche la tempesta del caos come piromanzia, quindi che dire, stiamo andando avanti anche nella nostra veste di piromante. Io vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito come sempre, se vi è piaciuto, di lasciare un pollice su per esprimere gradimento, un like, oppure come sempre vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, attivate la campanella in alto a destra, in questo modo saprete sempre tramite notifica quando vi metto online un nuovo video appunto di Dark Souls o dell'imminente Lies of P, ragazzi, perché a breve diventerà, appena l'avrò in mano, diventerà la nostra run principale. Noi ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti voi.